Una vittoria fatta di dettagli, ottenuta di misura, ma che basta per sorridere e proseguire la corsa verso l'alto nel girone A di eccellenza. Così il Biceglie riesce a superare il Canosa al San Sabino, finisce 0-1, una gara decisamente combattuta. L'avvio del primo tempo è di marca nerazzurro stellata. Al terzo di Lito riceve palla da De Vivo, conclusione che termina in angolo. Ancora più pericoloso è Bonicelli al dodicesimo, sortita in aria, inserimento insidioso, fall devia alla sfera che finisce col colpire anche la traversa. Poi si vede anche il Canosa, al ventunesimo punizione di Loseto che costringe Tarolli alla respinta. Ancora un tentativo del numero 11 rosso-blu al 42esimo, nulla di fatto. Nella ripresa l'inizio è col brivido, anche perché Falla al 49esimo opta per una soluzione di disimpegno un po' azzardata, tanto da favorire l'avvento di Schirone, che poi manca clamorosamente un gol già fatto, o quasi. Un legno lo colpisce anche il Canosa, precisamente al 70esimo. Salvemini deve arrendersi davanti all'incrocio dei pali. Al 76esimo il vantaggio biscegliese. Palla in area, situazione confusa e tocco finale che dice male ad Ardes. Il suo autogol è un'autentica beffa per Fall, 0-1. Accusato il colpo, il Canosa non si arrende e attacca comunque a testa bassa. Al 90esimo ospiti in 10 per il rosso rimediato da Frezzotti. Ultimi tentativi a firma di Trotta al 93esimo con una punizione a giro parata da Tarolli e infine al 95esimo inoltrato con Manzari, ma la squadra di Passiatore resiste e porta a casa 3 punti preziosi.